Al via la rassegna culturale Noi non sapevamo, organizzata dall'amministrazione comunale di Soverato e dalla Rubettino Editore. Il primo dei quattro appuntamenti che parlano di un sud che nessuno si aspetta è stato inaugurato dal sottosegretario al turismo e alla cultura Dorina Bianchi, presentando il suo libro L'altra faccia della medaglia, scritto di getto in soli 20 giorni. Il libro racconta 23 realtà imprenditoriali che riguardano il meridione, con un occhio rivolto in particolare alla Calabria. Una riflessione sugli imprenditori che, come li ha definiti il sindaco Ernesto Lecci, sono i nuovi eroi, coloro che oggi hanno il coraggio di fare impresa in Calabria, mentre tanti sono coloro i quali cercano vie di fuga al di là dei confini regionali e nazionali, facendo esperienza di tutto ciò che non si è saputo cogliere, come le tante opportunità offerte dai fondi comunitari non utilizzati, con lo sguardo rivolto ai fattori di crescita, ad esempio gli sgravi fiscali, così come Bianchi propone nel suo libro. Il prossimo appuntamento con la rassegna culturale Noi non sapevamo è in programma l'8 aprile con La terra dei recinti di Massimiliano Capalbo. Gabriella Passeriello per la CNews 24.